Ciao a tutti ragazzi, io sono Gerardo e oggi vi do il benvenuto in questo nuovo video dove vi illustro tutto il mondo videoludico che ho creato. Allora, cosa sto combinando? Start position. Ok, allora, possiamo innanzitutto preannunciare che il gioco adesso, intanto ci sono quattro mondi, vi farò vedere un po' il gameplay. 3, 2, 1, si inizia. Save, change to progress 1, ok. Oddio. New game, potete già ben vedere la spada di cristallo, si chiamerà il gioco, e è bellissimo. New game. Prego, cosa? Cosa? Come sono arrivato qui? Chi sono io? Questo è il primo mondo di gioco. Non ve lo farò vedere tutto. Sappiate che si può entrare in questo mondo. La musica è molto alta. Si potrà parlare con un tipo là. Ovviamente non ve lo voglio spoilerare. Qualche cosina, vi faccio vedere un po' io, il personaggio principale è lui. Sei sicuro di voler proseguire? Ragazzi, ovviamente sì, sicuro, al 100% di voler proseguire. Ovviamente la trama la dovrete scoprire voi. Andiamocene via da tutto. Ecco, questo è il secondo livello. Ovviamente io l'ho fatto facile mo' perché ancora nessuno dei livelli è completo. Cioè questa tipa bella. Qui c'è un'armatura che non sembra, ma se tu clicchi così ti dà cose. Poi scendendo, no, non è di qua. Ragazzi, dovete sapere che questo è un labirinto, cioè è un vero e proprio labirinto. E è davvero alto. Per chi poi giocherà la versione finale, consiglierei di non affrontare quel mostro. Alla fine del gioco ci saranno tutti i vari livelli, affrontatelo alla fine del gioco quando sarete molto più potenti, fidatevi di me. Questo è un glitch, aiuto, fa male, che puoi scoprire. Questo gioco presenterà molti segreti e non vedo l'ora di completarlo. Sto mettendo molto di impegno. Il gioco ti mostra varie scelte, varie cose. Ci saranno ovviamente più finali. Per ora ho intenzione di fare ben tre finali. Poi non so se ne farò anche un quarto. Un quarto finale credo che farò tipo un finale segreto. Vi sto facendo vedere il per ora il secondo. Non parlerò con la tipa qua perché dovete vedere voi le cose. Non aprirò la chest. E adesso si passa al terzo livello. Sì. Però cosa succede? Si va in questo mondo. Non è un mondo naturale. Ho trovato un uncino arrugginito. Questa è una cosa molto importante da avere. Se non si prende quello, probabilmente non si potrà andare avanti nella storia perché servirà. Non parlo con questa che se avete visto un anime la riconoscerete benissimo. Ci si trova qui davanti al nulla più grande del mondo. Questo vi porta al terzo. La cosa più figa però, secondo me, che ho fatto, sono riuscito a fare questo, la spada di cristallo, bellissimo. Io sono fiero del lavoro che sto facendo. Detto
detto questo, ragazzi, allora, quindi queste sono le quattro mappe. Questa è la mappa che sto creando, che in realtà, ragazzi, come sempre, questa è la sua reale grandezza, che poi creerò. Questa sarà un insieme di isole. E qua farò, cioè, e qua allora cosa farò in pratica? Ci saranno varie barche per spostarsi da un'isola all'altra. Questa sarà l'isola finale, che poi permetterà di andare al mondo numero 5. Ho intenzione di fare 15-20 livelli, anche se ancora non sono sicuro al 100%. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Non so cosa sto facendo. Mi sa che è meglio se faccio undo, ok. E niente, salvo la partita e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!